Nella serata del 24 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Recovery Plan che nei prossimi giorni sarà portato in Parlamento per la sua approvazione definitiva. Nel capitolo sulla scuola vengono confermate quasi tutte le anticipazioni della vigilia. Il finanziamento complessivo è di poco inferiore a 32 miliardi di euro e copre interventi che riguardano prevalentemente edilizia, asili nido, servizi per l'infanzia, digitalizzazione, istruzione tecnica e professionale, oltre che ricerca e sistema universitario. Sulla questione del reclutamento dei docenti abbiamo assistito ad un vero e proprio giallo. Fino a poche ore prima dell'inizio della seduta del Consiglio dei Ministri era presente nel documento un capitolo in cui si parlava esplicitamente di semplificazione delle attuali procedure concorsuali. Nella versione pre-consiglio si prevedeva una valutazione dei titoli culturali e di servizio e lo svolgimento di una prova computer-based, quindi anno di formazione per coloro che entrano nella graduatoria, per concludere con una prova finale per la definitiva immissione in ruolo. All'ultimo momento, però, colpo di scena. Questo passaggio è stato completamente eliminato, anche se è rimasto l'accenno al fatto che sull'intera materia si prevede un processo normativo che sarà avviato nel 2021 e concluso nel 2022. Nel testo approvato dal governo è stato cancellato anche ogni riferimento alla necessità di istituire un sistema di incentivi legato alla formazione continua dei docenti da utilizzare anche come leva a sostegno della progressione di carriera. Probabilmente il ministro Bianchi si era reso conto che l'impostazione non sarebbe stata condivisa dalle organizzazioni sindacali. D'altronde, non a caso, proprio nei giorni scorsi, la FLC-CGIL aveva iniziato a parlare di una possibile mobilitazione. Il testo approvato dal governo spende invece alcune parole sulla questione delle cosiddette classi pollaio e parla di una riforma complessiva della organizzazione del sistema scolastico che dovrebbe fornire soluzioni concrete a due tematiche in particolare: la riduzione del numero degli alunni per classe e il dimensionamento della rete scolastica. La soluzione proposta però non è ancora del tutto chiara perché si parla di superamento della identità tra classe demografica e aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola. Questo modello, si legge ancora nel documento, consentirà di affrontare situazioni complesse sotto numerosi profili, ad esempio le problematiche scolastiche nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata. Per capire con precisione cosa questo significhi nel concreto, bisognerà però attendere ancora qualche settimana. Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it e scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri documenti, le vostre proposte, noi ne daremo conto come di consueto.